Ok, stiamo scendendo. Il Glover è giù. Non ti volevo dare questo qua. Come mangi? Raga, è appena nata una sfida di cibo. What up raga, finalmente siamo tornati con un nuovo vlog. Lo so che c'è stato un altro buco di un po' di giorni, ma perché è successo il casino in Italia e in tutto il mondo. Allora, vi spiego un po' anche la nostra situazione. Noi siamo adesso in un B&B perché, come saprete, ci hanno cacciato dall'affitto dell'altra casa. E quindi per ora stiamo qua. Ve lo faccio vedere proprio al volo veloce. C'è questa stanza con Fortnite, Valerio, il PC con una miniatura che mi sa che è questo video, quindi lo avrete già visto. C'è una cucina, è veramente figo in realtà. Il bagno. E raga, la camera ve la faccio vedere poco perché è veramente un casino. Ah, e abbiamo anche un bel balconcino. Buonasera. Oh, c'è una persona, è andata a fare la spesa. Le uniche persone che io vedo in giro, anche quando mi affaccio, sono i fattorini, quelli che consegnano con tutte le varie app che ci sono per consegnare cibo o pizzerie e cose varie. E regà, io veramente per queste persone, cioè, c'ho solo rispetto, nel senso che in una situazione del genere, nonostante tutto, continuano a lavorare e permettono all'Italia di andare avanti, nel senso che ormai anche la spesa e tutto si fa attraverso loro. Quindi stasera, quando ordineremo da mangiare, gli andremo a fare un regalino. Ho deciso, mo chiamerò Sespo e faremo tipo, gli chiederò di girarmi la ruota a distanza e facciamo una mini penitenza al volo. Chiamiamo. Bro. Ah. Ok. E ti richiamo dopo, va? Facciamo che ti richiamo. Volevo fare una cosa, poi ti spiego. Lascia perdere. Ti richiamo. So, raga, come faccio a sbagliare sempre il tempismo con ogni cosa. Poi lo rifacciamo. Ok, ci siamo, bro. Sì. Ti spiego. Visto che siamo a distanza e tutto, mi serve che giri la ruota e io farò una penitenza a distanza. Ok, però se tipo esce, che ne so, tipo il tempo, me legge, cioè, naso di Angel in bocca, come fai? Non lo faccio. Ah, ok, perfetto. Lo rigiriamo. Appena ne posso fare una, la facciamo. Eh? Giro. Vai. Ok, sei girato. Ok. Vado. Vai. Oh. Ok. Regala 1000 euro a Sespo. Non penso ci fosse scritto. Cavolo, ma volevo scrivere. Vai. Ok. Vai. Allora, vediamo. Bella per te. Aspetta, sta ancora girando al contrario. Girando al contrario. Bella per te. Allora. Cosa? Quanti? Non so se ce l'hai a casa. Quanti soldi ti devo? No, non mi devi nessun soldo. Vuoi che te la inquadro? Però non sì. So se ce l'hai a casa. Sì, però. Sì, fammi vedere. Mangia. No, non ce l'abbiamo. Vuoi vedere il nostro frigo, bro? Vuoi vedere? Beh, faccio vedere il nostro frigo. Eccolo qua. Vabbè, e gira. Vai. Niente buon brutto, rigiriamo. Vediamo adesso. Vai. Cosa esce? Ma cos'è che hai a casa? Niente. Niente, però no, letteralmente gira, niente. Imprevisto, no, sta. Vediamo. Ah. Oh. Ti devo uscire una difficile. Cioè, sta rigirando il contrario come sempre. No, bro. Questa è cosa? Facile, posso rigirare. No, è troppo facile. No, per te. No. Cos'è? Cioè, per te non lo so, però è troppo facile. Cos'è? 10 flessioni. Di poco, sì. Ah. Ok, lo posso fare, va bene, questa è easy, aspetta che ci sono, bro. Conta te, quante ne devo fare? 20. Con o senza schiaffetto? 10 con lo schiaffetto. Vai. Vado, conta te, Ma aspetta, dire una cosa prima. Cosa? Perché c'è un calzino diverso dall'altro? Non fa ste domande, bro, dai. Ok, vai, conto io. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 8 e mezzo, no. 8 e tre quarti, 10, 9, sarei stato, non pensavo, un bel po' faticoso. 8 e tre quarti. Sì, va bene, dai. Dai, bello, cioè, guarda, mi hai stoppato questo, dai. Sto per svenire. Ah, beh, sei impegnato, dai, sei impegnato. Weekend League. Sei impegnato, bro, hai ragione. Bello. Dai, bello, bro. Serio? Sto morendo. Raga, vi giuro che prima o poi i capelli li taglio. È che è praticamente un mese che tutti i parrucchieri sono chiusi. Ed io, prima che chiudesse tutto, non mi tagliavo i capelli ancora da un mese. Cioè, era tipo, sapete quando è il momento di tagliarveli che ce l'avete proprio incasinatissimi? In quel momento hanno chiuso tutti i parrucchieri. Questa è la mia situazione. Mo sto a stirare. Ok, allora, entra. A destra c'è un'altra porta. E poi terzo piano. Vabbè, scendo io. Scendo io, ok. Ok, stiamo scendendo. Il Glover è giù, non riusciva a capire come salire. Guarda, ti volevo dire, visto che te stai lavorando in questo periodo, ti volevo ringraziare per darti questi come mangi. Tutto? Sì. Grazie. Perché grazie che lavorate in questo periodo difficile e tutto quanto. Sì, grazie. Cioè, per noi è una prova di coraggio comunque. Esatto, cioè io grazie mille. Grazie mille a te. Ciao, grazie. Quanto gli hai dato? Mezza piotta. Stato felicissimo, bro, felicissimo. Ok, raga, è arrivato l'altro Glover. Adesso sto scendendo e andiamo. Grazie. Ah, e poi, aspetta. Ti volevo dire, visto che te stai lavorando in questo periodo e tutto, ti volevo dare questo qua. Come mangio?
Grazie. Niente. Grazie. Grazie mille che lavorate in questo periodo difficile e tutto. Grazie. Ciao. Raga, è appena nata una sfida di cibo che succederà tra poco. Lui sta già mangiando. Il burrito e i nachos che erano tantissimi, raga. Il burrito è facile da mangiare. I nachos sono veramente ardui perché era una montagna. Esatto. Quindi io ho già mangiato. Vedo che io sono il campione numero uno in discorso nel mondo del mangiare velocemente. Io mangio con un menù già digerito. Vabbè, questa è la scusa. Quindi vedremo fra io e lui chi mangia più velocemente nachos. Commentate già adesso. Mentre io raga. Vede, è palese, bro, dalla stazza proprio. Vinco io. Ok. Sai che sembra Justin Bieber un botto. E dritto in forno a riscaldarsi un po'. Per questo. Ok. Abbiamo un bicchiere per uno, eh. Ok, se vuoi lo puoi pure riempire però per te. No, non so. Partiamo. Aspetta, ci ho messo il timer. Ci sei? Sì. Oh, velocissimo. Cioè, 3, 2, 1, vai. Uscire, però il formaggio è grave. Sì, rovina tutto, una cosa strana. Ok, io do il boost. Quasi. Nessuno. Dopo un burrito è una porzione, raga. Veramente arde. Sto per vomitare. Il formaggio, fratello, è veramente grave. Ho perso. Ho vinto. No, ma dai.